Volla, elezioni amministrative 2001, un comune che sono anni e anni che non riesce ad avere un'amministrazione che duri un'intera consiliatura, quindi progetti per i cittadini bloccati, progetti per la collettività che non riescono a trovare una loro fine. Ovviamente la progettualità c'è se c'è un'amministrazione forte. Bene, sei uno dei candidati, sì. Movimento 5 Stelle, presentati. Mi chiamo Roberto Cennamo, è il primo anno che mi approccio alla politica. Roberto Cennamo. Roberto Cennamo, sì, è il primo anno che mi approccio alla politica. Ho un forte interesse nel cambiare un po' questo paese che da anni non funziona e continuamente le amministrazioni di volta in volta non durano più di 2 anni, vengono sfiduciati dagli stessi che li votano. Quindi in realtà, per dirla in termini più tecnici, sì, quindi non vengono commissariate per mafia, ma vengono commissariate perché manca poi in corso d'opera, cioè dopo un anno, massimo 2 anni, manca la maggioranza. Quindi quelle persone che hanno chiesto i voti ai cittadini poi alla fine salgono e poi in quella stessa amministrazione gli voltano le spalle. Sì. Una cosa incredibile. Noi questa mattina abbiamo avuto l'incontro con Di Maio, ho avuto il piacere di presentargli il mio progetto per questa campagna elettorale. Stiamo pensando ad una piazza per Volla, una nuove scuole e per fine settimana lo presenteremo anche alla popolazione vollese. Fantastico, fantastico, veramente hanno bisogno i vollesi di avere un'amministrazione che concretizzi le idee. Bene, ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Ripresentati, ricordiamo nuovamente il tuo nome. Sono Roberto Cennamo e votatemi per il cambiamento di questo paese. Grazie Roberto, in a bocca voi. Al lupo.